Sono cresciuto in una famiglia di ciclisti. Mio nonno è stato quello che all'età di 6 anni mi ha regalato la prima bici. Era il 1998 quando con lui guardavo le gare del Pirata. Marco Pantani era l'apice dei suoi successi e in casa si respirava un grande entusiasmo dal punto di vista ciclistico. Tutti i bambini hanno un supereroe preferito, per me era Pantani. Ho cominciato così, ispirandomi al mio grande idolo, un po' per gioco, un po' per divertimento. Quando ho iniziato il mio percorso avevo un sogno, il sogno di ogni corridore, quello di diventare professionista. Non posso dire che il percorso per arrivarci sia facile, devi avere spirito di sacrificio molto alto. Le cose non le devi fare bene, ma benissimo, perché c'è sempre qualcuno pronto a non mollare mai. Devi lottare, devi darti da fare e faticare. I sabati sera a letto presto per allenarsi il giorno dopo. Lo stile di vita, alimentazione sana per dare energia al tuo corpo. Corso bravissimo, bravissimo Sandy che va a partire. Chi l'avrebbe mai detto che sarei riuscito ad entrare nella prima squadra World Tour? Gareggiare con la BMC Racing Team è stato il mio primo grande successo. Arrivò poi la maglia bianca al giro della Vuelta Valenciana e la vittoria al giro del Colorado. Le prospettive erano quelle di crescere ancora, ma alla fine del 2017 una serie di eventi sembrava aver posto fine alla mia carriera. Dopo 3 anni di infortuni, mentalmente non ero più in grado di reagire, fino al punto in cui i miei allenamenti si fermavano a soli 2 chilometri di percorso. Dopo 3 anni di recupero, la chiamata di un amico ha cambiato ancora una volta la mia vita. Attraverso Andrea ho conosciuto il team dell'Hotel Lungomare e ho avuto ancora una volta la possibilità di far tornare in vita quella scintilla di passione che avevo fin da bambino. Quando un corridore diventa un ciclista professionista, il ciclismo diventa il tuo lavoro. Molti lo fanno perché lo devono fare, altri come me lo fanno perché è il carburante che muove le giornate. Oggi quando pedalo non ho più la testa bassa con l'unico obiettivo di spingere per arrivare primo. Oggi mi guardo intorno e vedo cose che prima non notavo. Nuovi scorci, nuovi compagni di viaggio, ma soprattutto vedo gli stessi occhi di chi come me è ancora innamorato di quello che fa.